abbiamo 0,5 grammi di zenzero e 0,5 di paprika dolce. L'accuratezza della preparazione e l'attenzione che il barman dà alla preparazione di questo cocktail. Qui ci ripete un po' tutti i passaggi, la grammatura, la preparazione della decorazione. Allora, la ricetta è formata, come ho detto prima, per una sola persona, sono due bicchieri di vodka, un bicchiere di liquore strega, uno di blu curaçao e due di Charleston. E poi abbiamo quelle due spezie che ho pensato bene di associare al cocktail, dato perché parliamo di magia, cioè 0,5 di paprika dolce e 0,5 di zenzero. L'ho chiamata Ghiccera proprio perché il nome Benevento è collegato alle leggende che si svolgono qui. Bene, a Navelli, il paese in provincia dell'Aquila, famoso perché si produce lo zafferano, si narra la leggenda di una donna gatto, essa la regina delle streghe, soprannominata Ghiccera, quindi l'ho voluto, diciamo, in omaggio a lei, e che mentre si recava al convegno di Benevento recitando la formula con un'ora va del vengo alla noce di Benevento, questa noce di Benevento è un albero dove si svolgevano le leggende e si radunavano e ha caratterizzato Benevento, ferita ad una zampa sotto forma di gatto, perché si trasformava in gatto, e ferita ad una coscia, e viene ricordata dalla gente proprio perché quando ritornava alla sua forma umana aveva ancora questo coltello nella coscia. Bravo. Questa decorazione è andata bene, allora è un live con adagiate ragazzi, per cortesia un po' di silenzio, grazie.
Vabbè, abbiamo usato una calotta di limone con adagiate delle foglie di ananas, una lamella di mela, e poi ho pensato di flambare, diciamo, questo kumquat perché fa pensare alla magia e alle pozioni, al mistero delle streghe. Bravo, bravo.